Quando si è all'estero, al di fuori della comunità europea, bisogna sempre fare attenzione all'utilizzo del traffico dati perché può costarvi caro. Per ovviare una parte del problema, in questo video vi presenterò due app di navigazione completamente gratuite con cui non dovrai mai più preoccuparti di una connessione internet. Le due app in questione sono Google Maps e Maps.me. Vedremo come utilizzarlo offline, quali sono le caratteristiche principali e quale sia delle due la migliore. Io sono Andrea di Tricky Travels e la mia missione è quella di aiutarti a realizzare in tutta autonomia le tue vacanze low cost, fai da te. Quindi se sei interessato non dimenticarti di iscriverti al mio canale, di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video. In alternativa puoi iscriverti a uno dei tanti canali social che vedi qui in sovraimpressione e non dimenticarti anche del sito internet. Ma andiamo avanti, sono tanti motivi che portano ad utilizzare un navigatore offline. Potreste essere all'estero, non avete ancora acquistato una nuova SIM da un operatore locale o non avete intenzione di acquistarla, oppure volete semplicemente risparmiare il traffico dati. Un piccolo appunto prima di cominciare: finché siete all'interno della comunità europea non ci sono problemi, ma quando siete in viaggio e siete vicino al confine di un altro stato, fate sempre attenzione a disattivare il traffico dati. Il vostro cellulare potrebbe collegarsi con i ponti radio dell'altro stato, trovandovi il conto telefonico prosciugato, proprio come è successo a me a Cipro. Quindi fate attenzione. Il navigatore in assoluto più usato è sicuramente Google Maps. Un ottimo navigatore che funziona sia per Android che iOS e con qualche scamotage anche coi cellulari Huawei, puntualmente aggiornato e pieno di informazioni della situazione del traffico e dei servizi delle vicinanze. Insomma, un'applicazione del tutto completa. Perché allora dovreste decidere di non usare Google Maps? Un buon motivo è la navigazione offline, piuttosto limitata su Google Maps, che è un'app pensata per funzionare online con l'integrazione di tanti servizi. Mentre l'alternativa che vi proporrò può funzionare completamente anche senza connessione internet. Vediamo ora come sia possibile attivare la navigazione offline in Google Maps in quattro semplici passaggi e quali sono le limitazioni. Una volta aperto Google Maps, cliccate sull'icona tonda in alto a destra del vostro account Google. Cliccate nuovamente su Mappe Offline. E poi seleziona la mappa. Selezionate zoomando l'area della mappa che vi interessa e l'applicazione scaricherà la tua mappa e automaticamente te la renderà disponibile quando navighi in quella zona, senza che tu ti accorga di nulla. Se pensi di utilizzare più mappe, ti consiglio di rinominarle cliccando sui tre puntini a destra della mappa. Sarà più semplice da riconoscerla in caso di aggiornamenti o di modifiche future. Un'altra raccomandazione che vi do è di entrare nelle impostazioni della mappa cliccando sull'ingranaggio che si trova in alto a destra e selezionate le due opzioni: aggiornamento automatico delle mappe offline e download automatico delle mappe consigliate. Oltre a questo, selezionate come preferenze di scarica l'opzione solo tramite Wi-Fi. In questo modo, anche se non avete traffico dati funzionante ed entrate in un bar o in un'attività che dà a disposizione un servizio gratuito di Wi-Fi, l'applicazione aggiornerà la mappa in automatico. Molto comodo mentre si cammina la funzione Live View, che permette di ottenere le indicazioni di navigazione con la realtà aumentata. Basterà cliccare sul tasto in basso Live View, inquadrare un negozio, un cartello e il gioco è fatto. Purtroppo però non è funzionante offline. Infatti una delle funzionalità mancanti in modalità offline che ritengo tra le più importanti in Google Maps è la navigazione a piedi. Per sopperire a questa mancanza possiamo utilizzare Maps.me. Si tratta di un'app relativamente semplice, meno completa per quanto riguarda i punti di interesse e meno sofisticata nella valutazione dei percorsi, ma ha una peculiarità che la rende insostituibile. Funziona sempre, ovunque, anche senza internet. Qui scaricare le mappe è ancora più semplice, basterà fare una ricerca in una determinata area, selezionare un luogo di partenza o di destinazione, l'applicazione vi chiederà di scaricare la o le mappe necessarie. Le mappe infatti sono divise non solo per nazione ma anche per regione. Ricordate sempre di disattivare l'utilizzo del traffico internet. Per farlo cliccate l'icona tonda in alto a destra
o in alternativa selezionate nel menu Impostazioni mappe la voce My nel sottomenu Scarica mappe su internet. In questo modo impedirete di utilizzare il traffico 3G. Confrontando Google Maps e Maps.me ci accorgiamo che in quest'ultima i dettagli del traffico sono poco attendibili, i luoghi di interesse sono per lo più legati a piazze e monumenti famosi e le info sui mezzi pubblici sono spesso lacunose. Insomma, in questo è sicuramente meglio Google Maps. Tuttavia, considerando l'uso flessibile offline, sono apprezzabili alcuni extra come il dislivello del percorso della navigazione a piedi e in bici e la possibilità di salvare luoghi preferiti e una mappatura precisa e chiara nelle metropolitane delle principali città. Oltre a questo, il tasto rapido in alto a destra per il passaggio da online a offline che abbiamo già visto. Insomma, Maps.me non è forse una delle app migliori in assoluto, ma per alcune sue caratteristiche è un'applicazione da avere sempre installata sul proprio smartphone. Un giorno vi tornerà utile. Chi è il vincitore? Maps.me è più utile se hai intenzione di camminare molto, mentre Google Maps è migliore per la guida. Sicuramente il vincitore offline è Maps.me, mentre per quanto riguarda la navigazione online, Google Maps è la scelta indiscussa. E voi che navigatore utilizzate? Scrivetemelo nei commenti. Bene, anche questa volta spero di avervi insegnato qualcosa di utile, se così mettete un like, non mi rimane altro che augurarvi, come al solito, un buon viaggio!